Radio Station, Radio Bruno. Diodato su Radio Bruno con Occhiali da Sole. Inizio ufficialmente uno specialissimo fans club. Attacca la musica. Adolfino, attacca la musica. E lui. Finalmente qui con noi Antonio Diodato. Allora, non avresti bisogno di presentazione, ma lo facciamo lo stesso. Diversi anni di carriera, soddisfazioni, vittoria a Sanremo nel 2020 con Fai Rumore, numerosi riconoscimenti. Volevo citare il David di Donatello, il nastro d'argento per Che vita meravigliosa, da La Dea Fortuna di Ospetek. Ieri, tra l'altro, hai festeggiato anche i 10 anni dalla pubblicazione del tuo primo album ufficiale, Forse sono pazzo. Quindi auguri con grazie. Un giorno di ritardo. Benvenuto. Confermiamo Antonio. Che sei pazzo, quindi. Sì. Sì, adesso dopo 10 anni possiamo confermare, infatti il prossimo si chiama Sì, sono pazzo. Sì, raga, tutto a posto, era tutto previsto. Che piacere averti qua. Un piacere mio. Siamo qua anche in veste di quello che ti risolleveranno il morale dal punto di vista tifoso, calcistico. Sono tranquillo. Ci la mettiamo tutta. Sono stato molto tifoso da bambino, da ragazzino. Poi piano piano un po' mi sono semplicemente appassionato a questo bellissimo sport che è il calcio. Sport in generale. E sono anche molto sportivo. Ieri l'Inter meritava assolutamente la finale, è giusto che sia andata così. Come riesco a gioire appunto delle squadre italiane che vanno avanti in Champions. Certo. Sono uno che tifa per il bel gioco. Quindi ti posso dire una cosa, me la godo anche di più così. Bravo, sono d'accordo. Anch'io ho iniziato da un po' di anni a tifare le italiane in Champions in generale. Dico, sì. La vivo molto 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 meglio. Vivo molto bene il tuo brano Occhiali da Sole. Perché sì, hai dato adesso ci devi dire perché. Hai dato voce a noi ultra trentenni, single, senza figli. Che la mamma ti dice, ma stai ancora solo. E gli amici che dicono, non ti sposare, non fare figli, lascia stare. E poi andiamo a fare serata e dopo pentendocene, perché dice, ma io ho più di 30 anni, ma devo smettere di fare queste cose. Però dobbiamo mettere gli occhiali da sole per camuffare qualcosa. Sì, sai, è anche quando ti trovi davanti alle vite altrui, no? A chi ha comunque fatto delle scelte diverse dalla tua. E in quel momento lì, non lo so, si creano dei tumulti interiori. E allora qualche volta, quando appunto ti trovi davanti alle sfavillanti vite altrui, un paio di occhiali da sole può tornare molto utile. Oh, poi gli occhiali da sole io li ho visti anche come un filtro per non far vedere quello che si prova veramente, perché quando qualcuno ti chiede come stai tu dici sì, alla fine tutto bene. Paura a volte di non essere compresi o anche delle interferenze altrui, ma sei un po' giù, ma che cosa ti è capitato? Tu lo racconti e allora via con le opinioni o le richieste. Sicuramente anche quello, servono, sono molto, devo dire, tornano molto utili spesso e negli anni mi ci sono appassionato sempre di più, no? Ora ho un po' di occhiali da sole sempre più scuri, prima erano quelli semi-trasparenti, prima adesso un po' l'occhio proprio si vedeva, adesso a coprire. Beh, ci fa piacere che tu sia venuto senza occhiali da sole. No, quindi ce li ho qui, però stai parlando pronto, con noi senza filtri. Appena arriva la domanda quella lì è subito. Ah, ok, ci siamo. Sono gli stessi del videoclip? Molto simili nel video, che ora questo sì, in questo qui forse nella foto no, in questa foto qui, perché quella è una foto del lyrics video. Ora il video è in arrivo e ci sono degli occhiali simili a questi qui, molto scuri, quindi. Però il video ufficiale è in uscita a brevissimo. Allora lo aspettiamo, perché di video poi parleremo anche più tardi. Barbara, c'è quella roba dei miracoli che ti piacciono. Sì, la canzone di apertura dell'album è così speciale, ci vorrebbe un miracolo, anche se non sempre si sa chi chiederlo. A volte arriva davvero, quando è stato l'ultimo miracolo al quale hai assistito, davanti al quale hai detto con gratitudine, ma è successo proprio a me. Ma sai che è un pensiero che faccio ogni volta che salgo su un palco la sera e trovo davanti un pubblico, che comunque è una cosa per me fortissima. Penso ogni volta, ma questa gente è partita da casa, magari a volte anche tante ore prima, se non giorni prima, perché a volte viaggiano anche tantissimo, per venire qui ad ascoltare queste canzoni che io mi ero scritto lì a casa da solo e ora sono qui a condividerle con così tanta gente. È una cosa
miracolosa per me. Quindi ogni volta ringrazio, non so bene chi, ma soprattutto principalmente chi è venuto lì ad ascoltare, per appunto per essere lì presente. E chi verrà, perché dopo parleremo delle date, eh sì, questa sera, però citiamo già l'Estragon di Bologna. Eh sì, è tra imminente. Tra poche ore. Infatti non lo stanchiamo più di tanto, promesso. Io volevo fare una roba sul... Allora, la copertina del disco che abbiamo qua, che è bellissima, stessa collaborazione per Che vita meravigliosa. Esatto, sì. E c'è tutto, Paolo De Francesco. C'è tutto un link, perché è ispirato a Flowers di quell'artista bravissimo giapponese. Bravo che l'hai pronunciato tu. poi c'è tutto un link anche sull'incipit del video, che è ambientato all'interno di una mostra d'arte. Cioè, quanto sei regista in tutto questo, tu? Ah, tantissimo. Io sono un rompiscatole, sì, diciamola così, per non dire. Cioè, sono molto attento a tutto, ma perché al momento ho una mia visione e mi sembra giusto portarla avanti nel dettaglio anche. E quindi chi lavora con me sa quanto io possa insistere su, appunto, a volte dei piccoli dettagli, ma per me tutto questo ha a che fare anche un po' con l'artigianato, quindi poter fare una cover di un album o un videoclip è un'opportunità. Poi non sempre riesci a trasmettere l'idea che avevi, soprattutto quando ti confronti con altri artisti, con professionisti, no, di altri campi. Non sempre riesci in quella cosa lì. In realtà per ora mi sento molto rappresentato da tutto ciò che stava uscendo di questo nuovo album, a partire proprio da questa cover, da questo bellissimo lavoro di Paolo, e anche dal videoclip di Così Speciale. Ora speriamo in quello anche di Occhiali da Sole. Ma sono sicuro che tornerà tutto anche in quello. Adesso abbiamo parlato del vestito del tuo album, adesso invece ci sentiamo la canzone che proprio dà il titolo al tuo nuovo lavoro, Così Speciale, Diodato. Speciale Diodato su Radio Bruno, ed è qui con noi, ancora ben ritrovato, Antonio. Un piacerone, stiamo facendo una bellissima chiacchierata. Canzone che dà titolo al tuo ultimo album, appunto. Non so se tu hai visto il documentario Netflix di Luis Capaldi sulla realizzazione del secondo album. Beh, lui è molto molto giovane, tu sei molto più esperto come musicista e cantante. Lui si vede come emotivamente molto provato dalla realizzazione di quell'album. Forse l'aspettativa, insomma, tante cose che subentrano. La realizzazione di questo tuo album è stato spontaneo, emotivamente difficile? Allora, è sempre un processo abbastanza importante sotto tutti i punti di vista, a volte anche doloroso nella scrittura, nel cercare di realizzare esattamente ciò che ti sta suonando in testa e che devi comunicare anche ai tuoi collaboratori, no? E quindi arrivare ad essere pienamente rappresentati da qualcosa è complesso. Però è stato anche molto molto bello, devo dire, è stato anche molto fluido, sì. come processo. Ho sentito una sorta di continuum anche con ciò che arrivava precedentemente, no? E quindi mi sono sentito proprio parte di un flusso, e questo mi ha portato poi a sentirmi pienamente rappresentato da quest'ultimo album. E poi, certo, ripeto, stare con me in studio magari 10 ore al giorno, dici, con appunto l'attenzione che ho al suono, al dettaglio, magari non è sempre piacevolissimo, però ho ancora un bellissimo rapporto con tutti. Ci sarà per il momento, per il momento. Il prossimo album lo scopriremo. È difficile, però sicuramente ne vale la pena visti i risultati. Hai raccontato, letto in giro, che ti piace viaggiare anche da solo. È un modo per metterti costantemente alla prova e non rimanere nella tua comfort zone, perché il mondo è pieno di cose che puoi imparare. Ma perché quando noi viaggiamo con amici che parlano magari la tua lingua, parlo soprattutto di viaggi all'estero, ma vale per qualsiasi viaggio, quando tu hai un amico hai un po' una sorta di protezione e in qualche modo ti rifugi facilmente in quella situazione, no? Cioè nel parlare con lui. Invece quando sei solo, in qualche modo devi a un certo punto capisci che devi comunicare con gli altri. Cerchi la socialità, cerchi tra la le socialità persone che incontri.
fai degli incontri bellissimi. Che non faresti se avessi un amico. No, probabilmente no. Probabilmente immagino entrare in un bar, non lo so, a Tokyo, in cui già è difficile riuscire a dialogare con i giapponesi. Però entrare in un bar, sederti al bancone di un bar, se hai l'amico parli con l'amico. Se invece sei solo, sei anche più facilmente avvicinabile. Sì, è vero. Perché chi è vicino a te si spaventa anche di meno, perché sei lì da solo, magari loro sono in due, tre e ti cominciano a parlare loro stessi. Quindi si incuriosiscono anche di più le persone che ti vedono lì da solo, e quello secondo me abbatte un sacco di barriere. E da lì nascono anche tantissime ispirazioni per le canzoni. Sì. Allora, tra poco torniamo qui con Antonio Diodato e naturalmente con la sua musica. Voglio aspettare che finisci il falsettino. No, se vuoi, non ti preoccupare. Mi piace proprio te. Non devi fare rumore. È difficilissimo tenere quella notina lì così pulita, sì, fino in fondo. Ci penso ogni volta che la... Vero? Diodato con noi qui a Radio Bruno, che bello continuare questa chiacchierata. Fai rumore, vabbè, vincitore di Sanremo 2020, poi è successo quello che è successo, ma in tutto quello tu hai potuto vivere una cosa unica, cioè Arena di Verona interamente vuota, che si colora d'azzurro, e poi dici quella frase di quel silenzio innaturale, il silenzio che comunque noi aprivamo le finestre di casa, da marzo fino a, e c'era quel silenzio innaturale, cioè quella giornata cosa è stata? Incredibile, ma l'ho detto più volte, non mi sono mai sentito solo in quell'arena, nel senso mi sentivo proprio parte di una presenza dell'umanità, proprio una roba di energia sferica, sì, alla Goku. Perché poi quella canzone lì era perfetta anche per comunicare, no, quella presenza. È stato molto forte. Guarda, ne parlavamo prima, in questi tour che ho fatto anche all'estero, che sto facendo all'estero, arrivano un sacco di persone non italiane, anzi la maggioranza del pubblico è composta appunto da persone che non sono italiane e che hanno visto proprio quell'esibizione lì, sia quella che quella all'Eurovision dello scorso anno. Sì, ti sei potuto rifare. Sì, e quindi in qualche modo la musica ha viaggiato nel momento in cui io non potevo viaggiare, nessuno di noi poteva muoversi più di tanto, ed è la magia appunto della musica, il motivo poi per cui faccio musica, cioè creare un ponte verso qualcun altro, allungare la mano verso qualcun altro. Non lo fai soltanto con la musica, ma l'hai fatto l'altra sera alle Iene, quando ci hai veramente emozionati tantissimo, dove hai lanciato un messaggio forte e importante: libertà, diritti, scelte obbligate, che riguardano soprattutto la tua città. Sì, in realtà Taranto è emblema, no, proprio di questa situazione in cui in qualche modo hanno chiesto non solo ai lavoratori ma anche proprio alla popolazione di scegliere tra la salute e il lavoro, ed è una cosa inaccettabile per un paese civile, no, come il nostro. Lottiamo da tanti anni, lo facciamo però anche provando ad accendere una luce, un riflettore non solo su ciò che non va ma anche sulla bellezza che ci circonda, e diamo spazio sul nostro palco all'1 maggio Taranto, questa manifestazione che quest'anno arriva al decimo anno dalla prima edizione, e a tantissime altre realtà che arrivano da tutta Italia e non solo. Quindi Taranto in qualche modo era l'emblema di quella situazione lì, che va sicuramente denunciata, ma oggi è diventata anche voce importante per tracciare un futuro alternativo, diverso, in cui si possa vivere in equilibrio con il pianeta, con l'ambiente, in cui i diritti umani vengano tutelati il più possibile e in cui appunto si possa vivere in armonia, questa parola così bella che appartiene poi anche alla musica. Hai parlato infatti di 1 maggio, da diversi anni sei direttore artistico insieme a Roy Paci e Michele Riondino di questo concerto importantissimo. Il coro diventa sempre più forte, perché ho letto di un sacco di nomi che parteciperanno, sì, all'edizione di quest'anno. Sì, quest'anno tantissimi artisti, che lo ricordo, vengono tutti gratuitamente proprio per appoggiare
la causa è per creare questo grande amplificatore che poi permette a messaggi molto importanti di viaggiare, di raggiungere tantissime persone. Non lo so, dico alcuni nomi: Samuele Bersani, Francesca Michelin, Ron, Marlene Kunz, la rappresentante di lista, tantissimi artisti, e li ringrazio davvero di cuore perché appunto vengono gratuitamente, ma vengono anche proprio per sostenere. Per creare un punto di incontro importante. Credo sia fondamentale, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui tendiamo spesso a isolarci, tendiamo spesso a chiuderci dentro casa con questa illusione dell'essere connessi attraverso social, attraverso cellulari. Abbiamo bisogno di guardarci in faccia, di contarci, di toccarci. Con gli occhiali da sole. Anche senza magari gli occhiali da sole. Sì, un altro grandissimo e bellissimo, a mio avviso, evento è la Notte della Taranta, che ti sei esibito nel 2020 con Bedda ci dormi. Per me è un'esibizione stratosferica, c'è un'orchestra clamorosa. Lì come funziona? Cioè, avete tempo di fare un po' di prove? La canzone l'hai scelta tu? È stata una collaborazione con Bombino, con Paolo Bombino, che dirigeva, era il maestro concertatore, dirigeva poi l'orchestra e ha creato quell'arrangiamento, e quando l'ho ascoltato devo dire ho pensato ok, mi sembra possa venire fuori qualcosa di molto molto bello. Guarda, io sono molto critico e chi lavora con te lo sa. Chi lavora con me lo sa. Io non mi riguardo mai, detesto proprio ascoltare, rivedere le mie esibizioni, però quella lì devo dire che ha una magia importante. Si è creata una magia e sono contento. Sono molto contento, ed è una delle cose che mi dicono di più le persone quando le incontro. Quella, l'Arena di Verona, insomma, ci sono dei... È molto segnante, momenti, rimane proprio addosso, sì. Beh, sì, ci sono un sacco di appuntamenti quest'anno che ti riguardano, dove ricreare tantissime magie, nuovi bellissimi ricordi per te. A partire da stasera. Esatto, a partire da stasera all'Estragon di Bologna. Poi a maggio sarai a Madrid, stavo vedendo, a Berlino, a Parigi, ad Amsterdam, a Praga. E poi torni a casa. Sì, nel tour estivo. 27 luglio a Roma, e poi il 28 luglio, questa cosa te la invidio un pochino, il 28 luglio a Lucca aprirà il concerto di Robbie Williams. Tu sei fan, sembra. Certo. Si vede? Guarda, l'ho adorato, lo adoro anch'io, e credo sia veramente una delle più grandi superstar che mi è capitato poi di vedere anche dal vivo, perché dovete sapere che una mia ex era una grandissima fan di Robbie Williams. E mi ha in qualche modo costretto, però devo dire poi è stata un'esperienza bellissima, ad andare a un suo concerto a San Siro un po' di anni fa. E era il 2006, credo, perché lui, vi ricordo che cantò "Siamo campioni del mondo". Sì, sì. E mi ricordo questa gag qui. Ed è stato bellissimo, quindi ora per me è come chiudere un po' un cerchio e riuscire, insomma, in qualche modo a incontrarlo proprio sullo stesso palco, e sarà una bellissima emozione. Poi vi metterete d'accordo, perché quando tu andrai a cantare a Londra, lui aprirà il tuo concerto. Lui verrà, certo, me l'ha già detto, guarda, mi ha telefonato ieri, mi ha detto sì, quando che vieni a Londra io apro il tuo concerto. Ti porto anche Borraccia. Gli ho detto però guarda Robby, mi raccomando, chitarra e voce, non esageriamo, sì, no? Sì. Non fare pretese, è un po' come faccio io, che invece arriverò lì con tutta la band. Cerca di capire. Lo farà senza. Antonio, è stato veramente un piacere. Noi ti terremo qui, ma sappiamo che nelle prossime ore hai diversi impegni, prove, eccetera. No, vi aspetto, eccetera. Venite stasera. Certo, quindi, dai, certo, saremo stasera lì ad applaudire e a cantare le tue canzoni. Grazie, Antonio Diodato, grazie mille. A voi, ciao. Ciao.